Che cosa hai cucinato oggi a pranzo? Ho fatto pasta con i piselli. Ti sei alzata presto per cucinare? No, per carità di Dio. Sono dovuto alle 7:30 per fare i servizi e poi tutto il resto. Sei andata a fare la spesa poi? Che Certo. cosa hai comprato? La verdura? Hai Cosa verde? comprato solo quello che occorreva oggi? Sì, solo quello che occorreva oggi. Quali sono le ricette che sai cucinare? Beh, un po' di tutto. Pasta asciutta, pasta con i funghi, riso, risotto ai funghi, pasta e fagioli, un po' di tutto. Cosa ti riesce meglio e perché? Perché? Perché forse è qualcosa che mi riesce meglio perché mi ci impegno di più. Cosa non ti riesce cucinare e perché? Non mi riesce a cucinare, boh, non lo so, pranzi molto elaborati. Perché non mi piacciono i pranzi molto elaborati, preferisco le cose più semplici. Quali sono gli ingredienti e qual è il procedimento della ricetta che ti riesce se cucinare meglio? Diciamo, ravioli o pasta al forno. E gli ingredienti quali sono? E allora, per i ravioli c'è la ricotta, formaggio e uova, la pasta al forno, righe, mozzarelle, un po' di salame, un po' di besciamella. E qual è il procedimento? Come si prepara? E che ti devo dire? Di quale si prepara? Di una delle due o tutte e due? Come vuoi lo stesso. Diciamo la pasta al forno? Sì. Allora la pasta al forno. Faccio un sugo, poi faccio le polpettine, li friggo a parte, poi dopo che il sugo è pronto, scaldo la pasta. Anzi, preparo anche un po' di besciamella che la aggiungo alla pasta, dopo che lessata in acqua salata e poi la condisco con uno strato di pasta, uno strato di mozzarella, formaggio e polpettine e poi così fino a finire tutto. E al forno a 200 gradi per 20 minuti. E qual è il trucco per farla particolarmente appetitosa? Quale sarà il trucco? Poi niente, mettere gli ingredienti giusti. Usi aggiungere qualche spezia? No, niente, che quando offriamo di colite, di colesterolo, non si può aggiungere altro. Come avviene, come deve essere la scelta degli ingredienti principali? Secondo i gusti, perché c'è chi piace in un modo e chi piace nell'altro, quindi a secondo i gusti. Ci sono fornitori di cui si fida particolarmente? No, nessuno. Compro al supermercato i prodotti che più mi interessano. E qual è il livello di difficoltà di queste ricette? Ah, nessuno. Ormai mi sono talmente abituata. Quanto tempo occorre per prepararle? 2 ore, minimo. E quanto tempo deve cuocere nel forno? 20 minuti a 200 gradi, l'ho detto già prima. Come hai imparato a cucinare questo piatto così bene? E con un po' di esperienza e un po' di buona volontà. Te l'ho insegnato qualcuno e chi? Qualcuno. No, qualcuno no. Oh, l'ho imparato, l'ho fatto. Quando hai imparato? Molto tempo fa, quando ero ancora giovane. Quando lo hai cucinato per la prima volta? Per chi ed in quale occasione? Beh, l'ho cucinato forse quando avevo 25-26 anni per degli amici a pranzo. E che occasione Boh, nessuna, un invito a pranzo e basta, nessuna occasione per stare insieme con degli amici una giornata. era? Chi cucinava in famiglia quando eri bambino? Mia nonna, perché mia mamma lavorava. Che tipo di aiuto l'informatrice dava a quella persona? Oh. Cucinava parte del pranzo e della cena? Come Sì, cucinava sia il pranzo che la cena. hai imparato a cucinare? Ah, vedendo mia nonna cucinare, vedendo gli altri cucinare, insomma, poi un consiglio da uno, un consiglio da una collega, un consiglio da un'amica. Ti è piaciuto da subito o con il tempo? Con il tempo. Da allora hai sempre cucinato? Sempre, vita natural durante, sono 40 anni che cucino. Cosa è cambiato oggi nel tuo modo di cucinare? Beh,
Boh, forse niente, un poco più praticità, quindi faccio pasti, faccio pranzi magari un poco meno elaborati a volte, che poi con l'età. Ti piace sempre cucinare? È abbastanza. E ti ritieni brava? No, brava no. E come lo sai? Lo so perché, cioè, ce ne sono, alcune fanno forse meglio di me, ma io non è che mi sento brava. Ti fa piacere sapere di essere brava? Ci E mi farebbe piacere, sì. Beh, sono altre donne brave che le conosce? ce ne sono tante che cucinano e sono brave. Amici, amiche, parenti. Cosa sanno fare bene? Ah, questo non lo so, perché a pranzo a casa loro non ci sono mai andata. Perché lo sanno fare? E perché hanno imparato piano piano? Hanno dei trucchi? Non lo so. Ti piace mangiare bene? Beh, mangiare bene no, mangiare e basta. Mangiare bene, È importante sapere cucinare? beh, è importante sì. Almeno uno qualcosa a tavola la mette. Altrimenti dobbiamo andare al ristorante tutti i giorni. Beh, Ti fa piacere sentirti dire che sai cucinare bene? certo che mi fa piacere. Cos'altro diresti di te per dire chi sei? Ma niente di più di quello che sono. Niente di diverso, niente di più. Gli ingredienti per la preparazione della parmigiana di melanzane sono melanzane, sale, uova, olio, pomodoro, mozzarella e formaggio grattugiato. Ok, in questo modo. Ok. Poi si mette del sale. Si mette del sale. Modo e si lasciano gocciolare per 20 minuti, mezz'ora. Dopo che sono gocciolate, si infarinano. Si passano nell'uovo e si friggono. Affettano le mozzarelle in pezzettini piccoli piccoli.
sul piatto. Uno strato di melanzane. Le mozzarelle. Il formaggio. Un po' di sughetto ancora. Un altro strato di melanzane. Chiudiamo con un po' di formaggio per a te. Il forno a 180 gradi per 20 minuti. E questa è la ricetta finita.